Belli raga, sono già arrivati i tecnici per montarmi internet. È passata solamente una giornata, un giorno, ieri siamo andati a farlo, oggi subito sono venuti a montarmelo, anche perché gli ho detto guarda c'è urgenza, ci lavoro, facciamo finta. Così si danno una mossa, no? Di solito cazzo ci mettono anche una settimana ora che arrivano a montarti tutto. Un giorno, bam, subito. Serietà questa serietà di questo brand Globe. Grazie Globe, Salamat Globe. E niente, adesso hanno iniziato a tirare i fili, ma sono andati a mangiare. Infatti ho piantato lì tutto e sono andato a mangiare. C'è un aggiornamento sul food truck, adesso ve lo faccio vedere. Ieri sera è venuto Ariel e abbiamo smontato il telaio che tiene in serbatoio dell'acqua e meno male che non ha piovuto perché mi sono dimenticato di tappare i buchi, vabbè, fa niente. E non ho perso tempo, subito ci ho dato dentro con l'acido perché era tutto bello arrugginito. Gli ho dato su l'acido per mangiare via la ruggine e subito badabun gli ho dato questo prodotto qua. C'avrà 20 anni sta scatoletta Minio Grigio, infatti era tutto sul fondo. Ho dovuto ravanare col cacciavite per farlo riprendere un attimino perché quando lo stendevo col pennello era trasparente. Adesso invece c'ha il colore giusto ed è questo qua. Il Minio Grigio, per chi non lo sa, è un potentissimo antirugine a base di piombo. Adesso non sto a impazzire a dargliene su 24 mani, ne ho già date due. Questa è la seconda mano, ho appena finito. Direi che è abbastanza coperto, più o meno. Va bene così, adesso lo lascio asciugare perché ho visto che ci mette un bel po' ad asciugare. Nonostante che oggi c'è un bel vento, proprio bello, oggi è una ficata, io sono qua ma arriva l'arietta, va bene, si asciuga molto più velocemente. Dopodiché lo vernicio di bianco, va fatto tutto in bianco e poi dovrò fare il tetto e la parete del tetto posteriore che è qua. Del track che va grattata proprio col flessibile perché è spaccato lo stucco, va stuccata, carteggiata e poi va verniciato tutto. Quindi prima devo verniciare il tetto, o meglio, prima vernicio questa così si asciuga tutto il tempo, può essere maneggiata. Poi passerò al tetto e inizierò a fare quella parte esterna del food truck, così siamo a posto. Tanto per farvi dare un'idea, qua era arrugginito, gli ho dato sopra l'acido, questa parte qua era arrugginita, gli ho dato sull'acido e questo è il risultato. Si è mangiata via subito in un lampo la ruggine, ottimo. Anche questi gli ho dato solo una mano, quindi ne darò un'altra più avanti quando asciuga perché è ancora molto fresco qua. Poi l'ho toccato con le dita e è venuto via un po' dove era fresco. Va bene, questo è l'aggiornamento di oggi. Oggi farò questo. Se asciuga in tempo inizio a dargli subito una mano di bianco. Ma ne dubito, meglio aspettare un giorno così è bello asciutto e il bianco fa presa bene, non mi cancella quello che ho steso. Quindi mi ha montato il nuovo internet, eccolo lì. Quello è il modem di Globe che è più piccolino, compatto. Voglio volare. L'impianto è sempre lì, dove ho deciso di metterlo prima.
E adesso proviamo la connessione, vediamo come viaggia, se va bene o no, allora i tecnici. È bella lì, e mo la proviamo sta 200 meg. Dunque questo è il test della banda internet, 240 mega. Viaggia. Dunque, sono passati 2 giorni, ho dato la seconda mano di Minio Grigio che è asciugata al telaio del serbatoio dell'acqua, del food truck. L'ho lasciato asciugare. Ieri sera ho dato la prima mano di vernice, ma come potete vedere non aggrappa proprio. Rimanevano molte chiazze, addirittura ho dovuto tamburellare con il pennello. Infatti qua non ho tamburato, tamburellato, qua ho caricato di brutto, qua invece ho tamburellato. E questo è il risultato. La vernice è lenta a asciugare, però un giorno dopo, adesso siamo già a un giorno e mezzo, e devo dire che è abbastanza asciutta, non completamente, se spingo rimane un po' di impronte, ma comunque buona per dargli un'altra passata. È sera, è tardi, fa niente, fa fresco, sto bene e adesso gli do un'altra mano. Poi vi farò vedere alla fine come viene. Bella. Dunque, raga, era meglio la vernice che era peggio, perché 2 mani cariche e ci sono punti qua e qua lì che non sono neanche coperti, si vedono ancora le pennellate. Questa vernice è davvero pessima, era meglio quell'altra che tra l'altro mi era anche costata meno. Questa asciuga un attimino poco più veloce, ma zero copertura, cioè 2 mani cariche, da pennello zuppo. Questo è il risultato, cioè sgocciolate da paura, ma non attacca, non aggrappa. Davvero una vernice pessima e l'ho pagata anche di più, per avere un risultato migliore. L'ho pagata di più, ma il risultato migliore non c'è. Quindi, se devo verniciare tutto il track con questa vernice, no, no, ora che asciuga si è appiccicato di tutto sopra. Quante mani gli devo dare? Ma quante? Cioè qua ci vogliono 3 mani e ancora non è verniciato bene. In Italia, cazzo, la vernice è buona, una mano è finito. Ne ho dai 2 magari così ma veramente, vernice pessima e ce ne ho lì un bidone intero. Che non so cosa farmene, la userò per fare cazzate. Non certo per verniciare il food truck. Vado a rovinare un veicolo? No. Quindi domani vado a acquistare, vado in città, non qua nel paesino, vado in città, vado a Nasugbu e compro vernice veramente buona, non questa roba qua. Una vernice di maggiore qualità. Quella che ho comprato per fare il cancello, per esempio, va bene che è nero. Va bene che tira il sole, ma cioè un'ora era asciutto, pronto a dargli un'altra mano e copriva bene. Anzi, ero stupefatto dalla qualità. Domani vado, compro della vernice buona perché il food truck esternamente lo voglio fare bene. Che cazzo, misteri, misteri veramente. Vernice da poco che vernice a male, ma meglio di questa che costa di più. A sto punto spendo davvero tanto di più, però vaffanculo. Cioè, detto proprio così. Non c'è altro da dire. Va bene, in questo video è tutto. Pace.
Power Roby, Filippine, ecco la staffa, verniciata di bianco, due mani, fa ancora schifo, fa cagare. Vabbè. E mi manca anche da fare la parte di là, eh. Questa è solo la parte che si vede. C'è ancora tutto il dietro da fare. No, direi anche no. Power Roby, Filippine.